14 marzo, giornata internazionale del Pi greco. La prima celebrazione risale al 1988 su iniziativa del fisico Larry Shaw. La spinta decisiva però arriva dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama per incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica. Dedicare una giornata al numero che indica il rapporto tra la misura della lunghezza della circonferenza e la misura della lunghezza del diametro d'un cerchio potrebbe sembrare eccessivo. E invece il pi greco è davvero speciale, tanto da essere di gran lunga il più famoso tra tutti i numeri ed il più importante per la vita quotidiana di ciascuno di noi. I primi ad impiegarlo furono i babilonesi in architettura, poi egizi, cinesi, a seguire tutti gli altri. Lo conosciamo come 3,14, ma già Archimede, il grande matematico greco vissuto nel III secolo a.C., aveva scoperto che quella piccola lettera dell'alfabeto, P come Pitagora, indica una serie di cifre che non finiscono mai e non formano mai uno schema ripetuto. Si tratta di un numero irrazionale, non può essere rappresentato come una frazione. Archimede formulò un algoritmo geometrico per stimarlo confrontando i perimetri di poligoni e cerchi. Oggi pi può essere calcolato con un'approssimazione di un trilione di cifre. E sul calendario, oggi, 3, terzo mese dell'anno, 14, giorno, indica anche la data di nascita di Albert Einstein, lo scienziato più geniale mai venuto al mondo. Era il 1879.